Un paese efficiente, generoso e solidale, un paese creativo, fatto di persone che si impegnano e che si mettono a disposizione di chi ha più bisogno, di chi è meno fortunato. È il paese dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, quello costruito grazie all'aiuto dei contribuenti italiani che liberamente scelgono di destinare una piccola parte del gettito IRPEF alle iniziative della Chiesa Cattolica. Un paese coraggioso, di cui essere fieri. Dalle mense Caritas agli empori, dalle case di accoglienza all'aiuto alle singole comunità, qualsiasi siano le esigenze, dai bambini agli anziani, dal lavoro che non c'è a sostegno alle famiglie, nessuno viene lasciato indietro. La destinazione dei fondi dell'8 per 1000, infatti, viene decisa di anno in anno e resa pubblica. Nel 2018 l'8 per 1000 è stato pari a circa 997 milioni di euro, ripartiti in 3 grandi aree: esigenze di culto, sostentamento dei sacerdoti e interventi caritativi in Italia e nel mondo. È questa l'area alla quale va la maggiore quantità di fondi. Il paese dei progetti realizzati è lo slogan di una campagna che in questi decenni ha visto il paese cambiare di pari passo con un aumento della consapevolezza che quella dell'8 per 1000 una firma che non costa nulla, ma che può cambiare la vita a molti. Tutte le Caritas diocesane che ho visitato negli ultimi anni registrano un cambio di percentuale fra gli utenti, cioè, mentre prima la stragrande maggioranza erano le persone, chiamiamoli immigrate, extracomunitari, migranti in generale, o comunque le persone non italiane, da qualche anno a questa parte si è arrivati quantomeno a pareggio e spesso sono più numerose le persone italiane rispetto a quelle non italiane, quindi sicuramente c'è stato, la crisi ha fatto il suo e per fortuna le Caritas sono pronte a rispondere.